È terminata la quinta giornata del campionato di Serie B nazionale che ha visto scontrarsi Ospedaletti contro FC Bergamo Calcetto. Hanno vinto gli ospiti del Bergamo Calcetto per 8-3. È qua con noi oggi Capitano Longhi e a lui chiediamo un commento su questa loro partita mentre vediamo le azioni dei suoi compagni. È stata una partita difficile come tutte quelle che vai a giocare su campi tipo questo, squadre che hanno pochi punti di classifica, che danno tutto tra le mura amiche. È stata una partita difficile, molto intensa fin dai primi minuti, abbiamo fatto fatica a sbloccarla, poi finalmente è arrivato il gol che ci ha un pochettino aperto la strada, ne abbiamo trovati 6 di fila, dopodiché nel secondo tempo ci siamo un pochino abbassati di livello, loro hanno riaperto la partita tra virgolette facendo 3 gol, siamo riusciti a farne altri 2, è finita 8-3, siamo contenti, avevamo tanta voglia di tornare a vincere dopo 2 pareggi consecutivi, la classifica ci sembra buona. E adesso iniziamo a pensare già alla prossima partita, tornando a casa da questa lunga trasferta, la prima del campionato, felici del risultato. Ok, grazie Matteo, ci vediamo sabato prossimo. Va bene, ciao ciao. È con noi ora Claudio dell'Ospedaletti e anche lui chiediamo un commento sulla partita mentre vediamo le azioni della squadra. La partita, i primi 10 minuti siamo riusciti a tenere un pochino la squadra bella concentrata, chiusa, anche se la palla l'ha sempre avuta il Bergamo e poi dopo che abbiamo preso il primo gol non siamo più riusciti a entrare in partita fine primo tempo 5-0 e poi nella ripresa abbiamo provato ma non abbiamo un livello ancora probabilmente in questo momento che non ci permette di essere competitivi tutti i 40 minuti, soprattutto a livello di testa, perché non è possibile prendere, come stiamo facendo, 2-3 gol nel giro di 2 minuti, quindi vuol dire mollare completamente a livello mentale e uscire dalla partita e poi si paga perché poi alla fine il finale è 8-3 per gli altri, come è successo anche settimana scorsa. Ok, grazie Claudio, un in bocca al lupo per il proseguo del campionato, ci vediamo al ritorno. Va bene, ci vediamo a Bergamo, bellissima città, grazie a tutti.